Nella scorsa stagione, al termine di un campionato esaltante, la Voltrese di Fulvio Navone venne estromessa al photo finish dalla disputa dei playoff a vantaggio della Loanesi, che ebbe il merito di imporsi al San Carlo con un 3-0, risultato poi decisivo. Il Bragno invece, dopo un campionato tranquillo, vuole intraprendere una stagione frizzante e per far ciò ha condito la campagna acquisti con un botto pazzesco. Sarà infatti Cristian Cattardico a far coppia con l'altro big in avanti, Tony Marotta. Ritmi ingessati nelle battute iniziali, l'inerzia viene spezzata dal velenoso cross basso di Cattardico che costringe Di Donna a bonificare in corner. Ancora ospiti in avanti, 5 giri di lancetta dopo, con l'incursione di Ognanovic che viene murata dal corpo di Ivaldi in uscita. L'imbucata di Anzalone per l'inserimento di Bruzzone, anticipato dall'uscita di Tranchida, rappresenta il break di una Voltrese che fatica a dar respiro alla propria manovra. Ma su schema di calcio d'angolo gli uomini di Fulvio Navone vanno però pericolosi con il tracciante di Di Donna ribattuto dalla retroguardia ospite. Sfera che capita sul sinistro di Mantero, troppo timida la sua conclusione. A 2 minuti dal riposo Cattardico si intrufola nella linea difensiva gialloblu, ma il suo lob sull'uscita di Valdi è fuori misura. Giusto il tempo di dare il calcio di inizio della ripresa filmata e montata da Daniele Orlandi e Cardillo rintraccia l'incursione di Cardi che allunga la falcata bruciando l'uscita di Tranchida per l'1-0. Fulmineo. Sembra essersi sbloccata a questo punto la Voltrese perché al nono Cardillo prolunga il lungo rilancio di Valdi per Anzalone che si apparecchia al destro, che atterra però di poco oltre la traversa. Dopo una fase in cui patiscono il timido ritorno del Bragno, i gialloblu si scuotono poco prima della mezz'ora con Mantero che imbecca Bruzzone, il cui diagonale pecca per l'eccessiva angolatura. Ancora Bruzzone, inesauribile, a 4 dal termine dal fondo cerca il tocco sotto misura di Siligato con il provvidenziale intervento in angolo di un difensore, ma a 2 minuti dal termine l'intervento di Rovere su Calautti a tutti i crismi per la massima punizione per il signor D'Amico d'Imperia e dal dischetto Siligato ferma la rincorsa alla Balotelli spiazzando Tranchida per il 2-0 conclusivo. Giusto l'esito finale del San Carlo di Voltri con la Voltrese che lascia sfogare il Bragno nei primi 20 minuti per poi pian piano prendere in mano le redini del gioco. Nella ripresa il Bragno scompare dal campo, non si ricordano infatti azioni degne di nota dalle parti di Ivaldi.